finalmente il grande giorno. Sei riuscito a dormire? Sì, sono andato a letto verso l'una di notte. Oh, e quando ti sei alzato? Alle 3 di notte. Sono solo 2 ore, Apollo. Ma tanto ci sarò io al tuo fianco. E anche Mr. Cappello. Insieme al fantastico Mr. Cappello. Ti devo d'occhio, cavo. In bocca al lupo, Apollo. Questa voce è Phoenix. Ciao. Ah, ha detto davvero ciao. Ciao, sei riuscito a dormire? Sembro io con l'ansia. Sembra tutti noi con l'ansia. Signor Wright, mi hanno dimesso dalla clinica, quindi ho pensato di fare un salto. E poi ero stufo di vedere quelle repliche del samurai d'acciaio. Il samurai d'acciaio si guarda ancora. Che tesoro di uomo. Papà, sai chi sarà il testimone di Gavin al... Vaffanculo. Chi testimonierà per la procura? Per l'accusa? Prova ad indovinare. Piccola Plum? Quella specie di mamma carro armato? No, riprova. Ah, che cazzo. Peccato. Oh, a proposito di mamme. Prima o poi dovrei trovarmi una nuova mamma, papà. Vedo che sei pimpante sin dal mattino, Trusi. Al che sorge la domanda. Perché ha chiesto una nuova mamma? Che fine ha fatto quella vecchia? Potrebbe sempre fare un ritorno di fiamma Edgeworth che arriva in una scena in cui si limona di cattiveria a Phoenix. Questi due sono totalmente pazzi, sono d'accordo. Signor Wright, lei sa chi sarà il testimone dell'accusa? Alita Tiala, la fidanzata del tuo cliente. È una testimone? Strano, perché dovrebbe testimoniare contro il suo fidanzato? Io mi chiederei cosa ha in mente Gavin piuttosto. Oggi ne vedremo delle belle, me lo sento. Beh, inutile preoccuparsi. Ora ho di nuovo le mie culotte. Se non riusciremo a trovare l'assassino, lo farò comparire dalle mie culotte magic. Non funziona così, però va bene. La corte si riunisce per sottoporre a giudizio l'imputato Walkie Kitaki. La difesa è pronta, vostro onore. L'accusa è carica più che mai e la sala udienze segna il tutto esaurito. Molto bene, facciamo un breve riepilogo. Anche se il testimone di ieri sembrava più colpevole dello stesso imputato. Colpevoli di furto di culotte aggravato. Siamo riusciti a far luce su un dettaglio. All'ora del delitto c'erano 3 persone nel parco. Il testimone, la vittima e l'imputato. Esatto, giudice. E oggi vorrei tentare un approccio più originale. Vorrei esaminare questo orribile delitto dall'esterno. Dall'esterno? L'acquisizione dell'arma del delitto, la preparazione del delitto stesso. Il nostro povero imputato ha già confessato tutto. E tutto alla sua promessa. Che stronza che cerca di incastrarlo. La sua cosa? La sua fidanzata, giudice. La sua futura dolce metà. La sua promessa sposa. Molto bene, può convocare quella donna... fortunata, attenzione. Il judge throwing shade. Judy che... fa le frecciatine nei confronti di Walkie Kitaki. Nome e professione, signorina. Alita Tiala, professione futura moglie. Che tristezza. Ah, i valori tradizionali, io ci tengo molto. Ma Judy, per favore, siamo nel 2019. Stupido Judy. Al giorno d'oggi... No, 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 non la leggo questa, non la leggo. Non la leggo. A dire il vero, inizialmente non avevamo intenzione di farlo. Ma non posso nascondere la verità. Quanta onestà! Un'altra ammirevole qualità! Signorina, è vero che il giorno del delitto... l'imputato Walkie Kitaki le aveva confidato il suo piano? Il suo piano... omicida? Sì. La testimone può iniziare a deporre! Grazie, Judy! Era il giorno in cui Walkie aveva ricevuto i risultati del check-up di famiglia. Scoprendo che il dottor Melactis gli aveva mentito, era diventata davvero una furia. Me la pagherà! Ha detto. E quindi ha preso una delle pistole di famiglia. E poi sapete tutti com'è andata a finire. Non può essere stato nessun altro a farlo, oltre a Walkie. Quindi la pistola apparteneva davvero alla famiglia Kitaki? Sì, a questo riguardo è in corso un'indagine della polizia riguardo alla residenza Kitaki. Cioè, o meglio, alla residenza Kitaki. L'ipotesi di reato è possesso illegale di armi da fuoco. E il proiettile che ha ucciso la vittima è stato... sparato dalla pistola che l'imputato si era procurato? Certo, è già stato dimostrato.
Come si fa a dimostrare una cosa del genere? Le impronte balistiche, per favore. E quando ho sentito parlare per la prima volta del piano di Woki? Il giorno del delitto? Io avrei dovuto fermarlo. Non pensavo che l'avrebbe fatto davvero. Actually, lo ha fatto davvero. Quantomeno ha tentato di farlo davvero. Molto bene. La difesa può dare inizio al controinterrogatorio. Era il giorno in cui Woki aveva ricevuto i soldi del check-up di famiglia. Ok, nulla di strano in tutto questo. Scoprendo che il dottor Melactis gli aveva pentito, era diventata una furia. Era il giorno in cui Woki aveva ricevuto i risultati del check-up di famiglia. Ah no, sono tornato indietro. Me la pagherà, ha detto, quindi ha preso una delle pistole di famiglia. Incalziamo. Quindi, quelle pistole sono accessibili a tutti. Tra l'altro, fatemi guardare un attimo la pistola. Impronte digitali cancellati. Sparati due colpi. Questo me l'ero perso. Trovato nella cassaforte della clinica, schiacciato per l'impatto con la cassaforte. Quindi il secondo proiettile viene dalla stessa pistola. I Kitaki hanno fissato delle regole, ovviamente. Ma Woki fa eccezione, essendo l'unico erede. Erede. Non so leggere. Credo che abbiano fatto molte eccezioni anche durante la sua educazione, vero? Sì, forse è un po' viziato. Ho sentito che per il suo compleanno riceve sempre dei regali fantastici. L'anno scorso ha ricevuto un coltello di chewing gum e una lapide di cioccolato. Cosa? Visible confusion. Ciao, Lisa. Sembra che abbia una passione per i dolci e anche per il macabro. Quindi l'imputato si era procurato una pistola. Ho capito, ok. Nulla di interessante da questa deposizione. E poi sapete tutti come è andata a finire. Non può essere stato nessun altro a farlo oltre a Woki. Qua avrei da ridire. E come fa a esserne così sicura? Come? Che obiezioni di merda è, Apollo? Frontman, le impedisco di molestare la signorina. In fin dei conti, è stato l'imputato a puntare quella pistola, non è vero? Questo è ormai appurato. Sicuramente. Quindi, nessun altro avrebbe potuto usarla per sparare alla vittima. Mi sembra perfettamente logico, non le pare? Perfettamente logico. La difesa ha qualcosa da dire riguardo questo dettaglio? C'è qualcun altro che avrebbe potuto usare la pistola? C'è qualcun altro? In base alla deposizione possiamo affermare che c'è un'altra persona che avrebbe potuto prendere quella pistola. Come? Interessante. Allora ci dica, chi sarebbe questa persona che avrebbe potuto prendere quella pistola? Phoenix Wright. No, scherzo. È Alita Tiala stessa. Perché se lei sa tutte queste cose, sa dove poterle prendere, quanto sono, dove le tengono, quanta sicurezza c'è attorno a questa cosa qua, vuol dire che Alita stessa potrebbe saperlo. Ecco. Beh, mi riferisco a lei, signorina Tiala. Io? Ma questo è... Se non sbaglio, lei ha affermato esplicitamente che l'imputato le aveva raccontato della pistola il giorno del delitto. In altre parole, lei conosceva le sue intenzioni. Mi faccia capire. Intende dirci che questa signorina ha rubato la pistola al suo fidanzato per uccidere un uomo a sangue freddo al posto suo? Le persone sono disposte a tutto per amore, ma qui stiamo un po' esagerando. Già, mi sembra alquanto improbabile, perlomeno. Io credo all'amore sincero e all'eterna fedeltà verso il proprio partner. Judy, te l'ho detto. Ah, ma poverino, lui è ancora innamorato di Gant. Ma se mi chiedessi di uccidere una persona, di sicuro avrei qualche esitazione. Bravo, Judy. Beh, spero che lei abbia ben più di soltanto qualche esitazione. Non so parlare oggi. Ma se riuscissimo a provare un altro tipo di legame? Un legame tra la testimone e la vittima, per la precisione? Potremmo scoprire che aveva un motivo personale, oltre a quello di aiutare l'imputato. In effetti metterebbe le cose sotto una luce diversa. Ma quale legame hai in mente? Sai cosa sto iniziando a pensare? Inizio a pensare che la polizia non abbia mai guardato dentro quella cassaforte. Ho una prova che dimostra un legame tra la signorina Tiala e la vittima. Abbiamo bisogno di tirare fuori la cartella clinica di Woki, dove si vede che l'infermiera di Woki alla clinica Meractis era proprio Alita Tiala. Ma quella è una cartella clinica? L'ho trovata alla clinica Meractis, in una cassaforte. Vorrei attirare l'attenzione della corte sul nome scritto nella cartella. Cosa? Signorina Tiala, perché c'è il suo nome in questa cartella clinica? Oh boy, l'abbiamo sgamata! Allora, signorina Tiala, ha una spiegazione?
Non capisco cosa intenda dire con spiegazione, signor Justice. Oh, la nostra fidanzatina sembra in difficoltà. Ero nello staff medico di quella clinica fino a 6 mesi fa, certo, un lavoro noiosissimo, quindi mi sono licenziata. Tutto qui, non vedo dove sia il problema. Signorina Tiala! Lei ha affermato di non avere alcun legame con la vittima. E continua ad affermarlo. Eh? Ho lasciato la clinica 6 mesi fa, quindi ora non ho alcun legame, ma hai un legame passato. O mi sbaglio? Vero Kumiri? Di sicuro siete quel genere di uomini. Quelli che amano curiosare nella vita privata delle donne in modo quasi morboso, oserei dire. Non è così? Non è vero, io amo senza condizioni, non bado agli errori commessi in passato dalla mia... Ora non c'è alcun legame. Questa dichiarazione non si addice ad un'aula di tribunale, sa, signorina Tiala? Non si... addice? Questa donna è un osso duro, eh? Deve sentirsi molto a suo agio tra i Kitaki. È vero, ha lasciato il suo lavoro alla clinica Meractis. Ma questo non significa che non avesse più legami. Molto bene, signor Justice. Dimostri il legame della vittima con la clinica Meractis con una prova. What do you mean? Stai parlando... Ma ciao, gatto. Stai parlando della cartella clinica di nuovo? Oppure stai parlando questa volta dei sandali che abbiamo trovato laggiù? Mm? Ecco! Questi sandali sono stati trovati nell'atrio della clinica Meractis. Sono suoi, vero? Ah! Beh, come fa a dirlo? Quei sandali vanno molto di moda e ce li hanno tutti. Mi dispiace molto, signorina, ma così proprio non va. Non possiamo ignorare quell'attimo di esitazione. Ma che le prende? Pensavo che fossi dalla mia parte. Non lo sa che anche le dita dei piedi lasciano impronte? Una semplice analisi di quei sandali rivelerebbe che sono suoi. Sono brutti quei sandali. Questione di gusti, Brenda. Beh, adesso ho capito da che parte sta. Non dovevo collaborare con lei. Io volevo soltanto aiutare Woki a prendere la decisione giusta. Questa corte ritiene che dovrebbe pensare meno a Woki e più a se stessa. No, sono proprio brutti. Ok, scusa. Credo che ci debba una spiegazione, signorina Tiala. E anche subito. I suoi sandali sono stati trovati all'ingresso della clinica. E questo prova che lei vi sia legata al giorno del delitto. Beh, ormai è inutile negarlo. Molto bene, la testimone ci racconterà di questa sua visita alla clinica. Perché quel giorno si è recata alla clinica Meractis? Per yoinkarsi la cartella clinica e togliersi ogni tipo di sospetto di dosso. Sì, quel giorno sono andato alla clinica, la prima volta in 6 mesi dalle dimissioni. Sono andato ad avvertirlo, sapevo che Woki aveva preso la pistola. Il dottore è sempre stato un codardo, troppo codardo per ammettere il proprio errore. Sono andata soltanto per questo. Non sto nascondendo chissà quale oscuro segreto. Volevo dirgli di fare molta attenzione, come avrebbe fatto una vera amica. Signorina Tiala, un errore, eh? Intende dire quello di cui ci ha parlato l'imputato? Quello dell'operazione fallita? È sempre stato timido, insicuro, ma non volevo che restasse ferito. Avvertirlo mi sembrava il mio preciso dovere. Sembra plausibile. Sì, ma c'è ancora un dettaglio che non lo è affatto. E quale sarebbe il procuratore Gavin? I sandali lasciati nell'atrio della clinica, naturalmente. Perché non li ha indossati anche per tornare a casa, quei sandali? Già, bella domanda. Quindi dobbiamo scoprire... Perché questi sandali sono rimasti alla clinica? Ah, avrei dovuto essere io ad indicare questa contraddizione. Spero per lei che abbia una spiegazione convincente, signorina Tiala. Per caso... ha indossato per sbaglio dei sandali simili ai suoi? Per tornare a casa? Sì, ora che ci penso, ottimo intuito, procuratore Gavin. Oh, si figuri, del resto non c'è altra spiegazione, vero frontman? Oh, accidenti, non è giusto! Sta tappando i buchi della sua deposizione, ecco perché ha tirato fuori l'argomento. Può guardarmi in quel modo finché vuole, signor Justice, tanto non servirà a niente. Sta nascondendo qualcosa, lo so. E dovrei avere qualche prova che lo dimostra. Può pensare ciò che vuole, io sono andato in quella clinica soltanto per un motivo. Volevo dirgli di fare molta attenzione come aveva fatto una vera amica. Proviamo a mostrarle la cartella clinica, dicendole che voleva recuperarla. Obiezione! Ok. Questa cartella clinica è stata trovata nell'ufficio del dottore, in una cassaforte. Ah sì? Perché avrebbe dovuto nascondere una cartella nella cassaforte? Lei conosce la risposta, vero signorina Tiala? Gulp. Esigo una spiegazione.
Il dottor Meraktis non poteva concedersi il lusso di commettere errori, quindi aveva scritto una cartella falsa e nascosto quella autentica. Pessimo dottore. E qui entra in gioco lei, signorina Tiara. Era proprio lei l'infermiera che ha assistito all'operazione, quindi sapeva dell'operazione fallita di Wakikitaki. Interessante. Grazie. Prenda. Era nella stessa posizione del dottor Meraktis, quindi è difficile ammettere che non ha alcun legame, non crede? Lei è piuttosto coraggioso per essere un novellino, lo riconosco. Signor Justice, io ero una semplice infermiera. Il medico è l'unico responsabile del contenuto delle cartelle cliniche. Sì, ma tu eri consapevole e eri a conoscenza di ciò che era successo. Mi sembra una distinzione importante. L'aggiunga alla sua deposizione, per favore. Peccato, giovane avvocato. Sta mentendo in una parte di questa posizione. Il mio bracciale sta reagendo di nuovo. Che c'è, Apollo? Ho appena sentito vibrare il mio bracciale. Il tuo bracciale? Sì, proprio come ieri. Proprio come hai detto tu. Quando gli suoni non sono sicuri di cose, mi sentono nervosi. Ah, ma io non vedo niente, Apollo. Eh? Ma allora, perché il mio bracciale ha reagito? Aspetta, forse ho capito. Sì, deve essere così. Di cosa stai parlando? I tuoi sensi, Apollo. Di sicuro sono più affinati dei miei. Huh? Eh? Tu puoi percepire ciò che io non posso vedere. Non lo so, Trussi. Ascoltami, Apollo. La testimonianza del signore Tiala ha un punto debole, ma ancora non sappiamo qual è il suo tic nervoso. E allora cosa facciamo? Devi percepirlo da solo, Apollo, con i tuoi occhi. Allora tutto nelle mie mani, anzi, nel mio bracciale. Non so perché, ma questo bracciale mi aiuta molto. Il semplice fatto di toccarlo mi aiuta a concentrarmi. Bene, proviamo a demolire questo cancello di menzogne. Di menzogne. Concentriamoci. Perché si deve andare... Ok. Forse... Sulla mano? Ah! Si sta figgettando il dito. Cioè l'anello al dito. Sì. O per dire, in bocca... Cioè, in faccia o ha qualche tic strano alla bocca. Tipo l'angolo della bocca, agli occhi. Oppure... Si cincischia l'anello. Ascolta di nuovo. Si cincischia l'anello. Eccolo qua. Fermi tutti. Nice fun fact, è vero, Ultimate Jäger. Buona cena, buona. Perché andare alla clinica per una cartella di mesi fa, ha chiesto? Di sei mesi fa, ha chiesto? Beh, di sicuro ha avuto un motivo valido per andarci adesso. Non so davvero di cosa stia parlando. L'ho visto chiaramente, signorina Tiala. Lei ha un tic nervoso. Nel momento in cui ha detto adesso, ha iniziato a toccare l'anello con il pollice destro. Cosa? Era insicura, l'ho visto. Adesso, è questa la parola chiave. La cartella clinica non era stata... Cioè, la cartella clinica non era parte del suo passato, ma una chiara e attuale minaccia. Ma è ridicolo. Se fosse come dice, avrei avuto sei mesi di tempo per risolvere il problema. Indubbiamente. Eh? Quindi, di recente è successo qualcosa. Qualcosa che ha reso quella cartella clinica una minaccia immediata. Sì, l'ho messa alle corde. E ora il colpo finale, con la prova decisiva. Signorina Tiala, ormai non ha più senso mentire. La cartella clinica è diventata una minaccia immediata per questo. Questo? Il referto del check-up? Oserei di dire sì. Perché se... Cioè nel momento in cui la famiglia Kitaki è venuta a sapere della operazione non andata a buon fine, fatta a Woki, e allo stesso tempo, qualora fossero venute a sapere che lei era la infermiera all'epoca, sicuramente se la sarebbero presa con lei. Perché cazzo, potevi dircelo prima, cretina? Quindi direi che è il referto del check-up. Il referto di un check-up appartenente all'imputato. I Kitaki stanno cercando di cambiare attività. Il check-up medico a cui si sono sottoposti poco tempo fa è soltanto il primo passo. Lei, quando è che ne è venuta a conoscenza? Oh, non saprei. Che importanza ha? Oh, io credo che abbia molta importanza. Perché lei era spaventata. Sapeva cosa si sarebbe visto nelle radiografie del torace di Woki Kitaki. Erano passati sei mesi dall'operazione. Lei pensava di essere al sicuro ormai,
ma poi quella cartella clinica è tornata a perseguitarla. Ah! È diventato tutto grigio. Ho finito, vostro onore. Cosa è successo? La testimone ha appena ammesso di aver mentito? Io l'ho percepita. C'era una grande aura che si propagava dal nostro frontman. Wow. Quindi pare che la nostra signorina abbia mentito. Esatto. Ha detto di non avere alcun legame con la clinica Meractis, quando invece esiste un legame fin troppo forte. Se chi dà che avessero letto il suo nome su quella carta da clinica, sarebbe stata spacciata. Non è così, signorina Tiala? Lo ammetto. Tra l'altro ha un paio di sandali tali e quali a quelli che abbiamo in possesso noi. Dove cazzo li ha presi? Ha due paio di sandali super costosi uguali? Sì. Perché? Non lo so. È una testa di cazzo? Sì. Silenzio, silenzio. Ce l'ho fatta. Ho scardinato la sua testimonianza. Bravissimo, Pollo. Io non avevo capito nulla. Un momento. Signorina Tiala? È vero, quella cartella era un grosso problema per me. Ecco perché sono andata a parlare con il dottore quel giorno. Tutto qui. Le ho detto di Woki e poi me ne sono tornata a casa. Pare che questo controinterrogatorio non si sia ancora concluso. Cosa? La testimone ha cercato di nasconderci la verità, questo è chiaro, ma... non è affatto chiaro come tutto questo c'entri qualcosa con il caso in discussione. Beh, abbiamo la prova che la connette... o meglio, che connette la sua presenza alla clinica Meractis alla sua presenza sulla prova del crimine. Serve proprio una testimonianza per cacciarla fuori? No. Molto bene, la sua beh, vanculo. Sì, modifichi la disposizione, stronza. Ah, ce l'ho quasi, cazzo. Puoi ancora farcela, stalle con il fiato sul collo, Apollo. Va bene. Buonasera, belli. Non è successo nulla, l'ho avvertito e poi me ne sono andata via. Non è successo nulla? Sei davvero sicura? Obiezione. Ma come? E come ha reagito il dottor Meractis al suo avvertimento? Oh, è rimasto sconvolto, in preda al panico addirittura. E chi non lo sarebbe, sapendo di avere un Kitaki alle costole? Questa corte non ha paura dei criminali. Proprio ieri abbiamo avuto un incontro ravvicinato con un malvivente. Credo si riferisca al fantastico Mr. Cappello. Già. Infatti, ho dovuto portarla nel suo ufficio alle spalle, vostro onore. Cioè, in spalla? Non ho letto bene. Ma ok. Pare che il giudice fosse svenuto per lo spavento. Secondo lei quel giorno non è successo nulla nella vittima Meractis, vero? Allora, forse quello che le devo mostrare non è tanto questo, ossia la lampada con la macchia rossa sul capo, che tuttavia non è sangue, bensì, secondo me, rossetto o lucida labbra, che a questo punto potrebbe appartenere davvero alla vita Tiala. Se non è quello, è per forza il proiettile dentro la cassaforte. Obiezione. E infatti quello è. Ha detto che nell'ufficio del dottore non è successo nulla. Devo contraddirla. Guardi questo. Che cosa sarebbe? Sembra una pallina di creta schiacciata. Un po' come lei. Oh, stronza. Questo proiettile è stato trovato nell'ufficio della clinica Meractis. In quell'ufficio deve essere successo qualcosa. Non diciamo sciocchezze. La polizia si è tacciata la clinica in lungo e in largo. Direi di no. Questo proiettile l'ha conficcato nella cassaforte del dottore. Nella cassaforte? Non credo che la polizia abbia setacciato anche all'interno della cassaforte. Mi sembra di pensare di no. Ma c'è un problema. Come fa a dire che il proiettile è stato esploso proprio quel giorno? In effetti. Sbaglio o è stato lei a spiegarci cosa sono le impronte balistiche? Oh, effettivamente. La pistola è stata presa dalla residenza Kitaki proprio quel giorno. Se le impronte su queste pietre coincidono con l'arma del delitto, possiamo concludere che quel giorno c'è stata una sparatoria nell'ufficio. Niente male, frontman. Peccato che non l'abbiamo verificato. Mio Dio. Stasera c'ho il caldo e il sonno. Usciere, faccio analizzare subito questo proiettile. Circa mezz'ora dopo arrivano i risultati dell'analisi. Sicuro, Auron? Le impronte balistiche sui due proiettili coincidono perfettamente. Molto bene. Pare che il proiettile trovato nella cassaforte
Sei stato sparato da quella pistola. La difesa vorrebbe chiarire la propria opinione in merito? Il proiettile della cassaforte dimostra un fatto. Quel giorno l'arma del delitto ha sparato anche in quell'ufficio della clinica. E quando ciò è avvenuto, la cassaforte era aperta. La stessa cassaforte che conteneva la cartella clinica segreta. Pensa che qualcuno abbia minacciato il dottor Meractis? E questo per costringerlo ad aprire la cassaforte? Beh, sì. Solo una persona avrebbe potuto farlo. La nostra testimone, Alita Tiala. Beh, in effetti, non avrebbe avuto senso il resto. Signor Justice, dove vuole arrivare con questo suo discorso? Sta per caso accusando la testimone? Sì. Alita Tiala era a conoscenza dell'operazione fallita di Woki Kitaki e si era fidanzata con lui senza dirgli la verità. Woki ha i giorni contati con quel proiettile nel torace. E se il proiettile alla fine lo uccidesse dopo il matrimonio? Cosa? Ora che ci penso, pare che i Kitaki abbiano fatto molti affari in attività del tutto legali di recente. Stanno accumulando un sacco di soldi. Una vera fortuna, a quanto pare. Incredibile. Quindi, ha deciso di sposarlo soltanto per mettere le mani su quella fortuna? Chi è che si obietta è Woki Kitaki. E ovviamente. Se continui a insultare la mia vita, ti denuncerò, avvocato. Io? Sì, tu. Tu hai detto... Hai detto che tu hai... Tu hai abusato della mia Anita. Credo che volessi dire accusato. Stessa roba. Beh, sappi che lei non può... Sappi che non può averla. Lei è mia. Sono stato io a sparare al dottore. Io! Mi ha condannato a morte. Quindi ho lasciato morire anche lui in quel parco. Woki! Cerchi di calmarti, prego. Tieni giù le mani dalla mia Anita, altrimenti... Signorina Tiala... Mi scusi, è solo che... Era da molto tempo che non ridevo così di gusto. Cosa c'è di tanto divertente? Woki. Svegliati e apri gli occhi, coglione. Anita? Quella firma sulla cartella, il fidanzamento. Oh, dai. Mi sembra ovvio. Anche uno stupido ragazzino viziato come te potrebbe arrivarci. Anita? La sua sincerità è come una boccata di aria viziata, signorina. Ehi, tanto ormai non ho più nulla da perdere. Allora è vero. Sì, è vero. Volevo soltanto quei soldi. Tearless M in chat. Questa gold digger. Dannazione. Kanye West non avrebbe approvato per niente. Avrete voluto sposarmi prima. Ah, vabbè. Pazienza. Comunque, potrei farle una domanda? A chi? A me? Sbaglio? O ha parlato di abusare di me? Monca TOS. Accusare. E vorrebbe accusarmi di cosa, precisamente? Oh, sono una ragazza cattiva, è vero. Mi sono fidanzata con quel mostro soltanto per i soldi. Ma era lui quello con la pistola. Deve aver sparato al dottore quando io me ne ero già andata. Cosa? Io non avrei mai fatto una cosa del genere. È stato quell'idiota buono a nulla. Ma, un momento. Di cosa sta parlando? Trusi? Era lei che doveva nascondere a tutti i costi quella cartella clinica. Ma non avevo una pistola. Vabbè, avrebbe potuto prendere quella di Woki. Ma sbaglio o ha appena detto quando me ne ero già andata? Andata da dove? Se fosse così, di sicuro l'avrebbe già detto lui. Invece, finora ha detto soltanto sono stato io a sparargli. Ma l'ha fatto soltanto per proteggerla. Scusate se interrompo questa piacevole conversazione. Salve, signor Clavier. Ma voi due state dimenticando un dettaglio fondamentale. Quale? Quale dettaglio? Senza dubbio, la signorina voleva quella cartella. Secondo lei avrebbe minacciato il dottore per costringere... Aspetta. Secondo lei avrebbe minacciato il dottore per costringerlo ad aprire la cassaforte. Ma allora, perché non ha preso la cartella clinica? Oh, capito? Nella cassaforte non avreste dovuto trovare quella cartella. Ah! Ah, cazzo, ha ragione. Signorina Tiala? Sì? Ormai è evidente che lei non è la fidanzata ideale. Oh, grazie mille. Non è sempre giunto il momento di raccontarci la verità? Ci dica che cosa ha fatto davvero. Cosa ha fatto davvero quel giorno. Ma le ricordo una cosa. Abbiamo provato che lei si è recata alle clinica Meractis il giorno del delitto. Sì, quel giorno sono andata alla clinica per parlare con il dottore. Volevo quella cartella, ma non ero riuscito ad averla, quindi in seguito ci sono tornata. Ma non ho sparato, non potete dimostrare che abbia mai toccato quella pistola. E quel delinquente è stato visto dal parco nel momento del delitto.
E francamente non importa in che punto è stato colpito il dottor Meractis. In realtà importa molto. Lei è tornata alla clinica? Quella cartella clinica era molto pericolosa per me. Dovevo sbarazzarmene, ed ecco perché ci sono andata proprio quel giorno. Ma non essendo riuscita a prenderla, ha deciso di tornare a casa. E poi, quella notte, il dottore è stato ucciso. Ho sentito dell'omicidio e quindi ho aspettato un giorno prima di tornare alla clinica. Non è stato fatto semplice con gli agenti di polizia in giro. Vabbè, ok. Allora era lei? Apollo, quel suono veniva da dietro la porta. C'è qualcuno là dentro. Qualcuno ha fatto irruzione. Vi ricordate, mentre stavamo investigando l'interno della clinica Meractis, abbiamo scoperto che qualcuno si era intrufolato nell'ufficio del direttore ed è scappato non appena ci ha sentito arrivare dentro la clinica stessa. Ah, eravate voi due? Se soltanto avessi avuto un minuto in più. Avrei potuto aprire quella cassaforte e prendere la carta della clinica. Come sarebbe a dire, è un reato di effrazione bello e buono questo. Oh, questo è un processo per un reato di effrazione? Vabbè, comunque non mi sembra, però... Non potete accusare una ragazza tanto perché voleva salvarsi la pelle. Quelli sono gangster senza scrupoli. Il secondo interrogatorio, signor Justice, prima che perda la pazienza. Ma non ho sparato, non avete... Non potete dimostrare che io abbia mai toccato quella pistola. In effetti è vero. Porca troia, oggiù. Ma avrebbe potuto rubarla? Avrei potuto? E da quando le opinioni si basano su fantasiose congetture? Lo chiederemo a Woki, lui ce lo dirà. Woki non testimonierà mai contro la sua amata. Posso ricordarle che questo è un controinterrogatorio? Le consiglio di tenere per sé le sue fantasiose congetture. Facciamo un breve riepilogo, d'accordo? Se l'assassino è sparato da questa posizione, il proiettile avrebbe colpito la vittima alla fronte. Tuttavia, il foro d'ingresso è alla tempia destra. Sì, ne abbiamo già parlato al processo di ieri. Quando è partito il colpo, o meglio, il colpo mortale, il testimone si trovava qui. No, Judy, si trovava su. Il testimone ha gridato appena prima che la pistola sparasse. La vittima si è voltata. Si è voltata a guardare e un istante dopo è stata colpita. No, Judy, l'ha detto che era dall'altro lato. Ma abbiamo dimostrato che quella testimonianza era una menzogna. Sì, il nostro lato di culotte ha assistito al delitto. Certo, lo ha fatto, ma si trovava a nord, accanto al cestino dei rifiuti. Se avessi gridato da qui, il proiettile non avrebbe colpito la tempia destra. Oh, povero avvocato. Cosa c'è? Ricorda cosa ha mangiato stamattina a colazione? Te lo ricordi, Trussi? Io a colazione bevo sempre un bicchiere di latte. La cosa importante è che il dottore è stato colpito alla tempia destra e quindi la spiegazione può essere soltanto una. Il ladro di culotti si è sbagliato. Ma abbiamo dimostrato che si trovava a nord e non a sud del chiosco. Non può essersi semplicemente sbagliato. Allora, perché non prova a convincerci, frontman? Convincervi? E di cosa dovrei convincervi? Devo sempre spiegarle tutto, vero? Va bene. Ricapitolando... Se il testimone, il ladro di culotte, era a nord, forse ho capito cosa mi fa venire sonno. Allora, dove si trovava l'assassino? Da quale posizione ha sparato alla vittima? Un momento, se il testimone si trovava davvero lì! Com'è possibile che la vittima sia stata colpita alla tempia destra? Io ho soltanto riepilogato i fatti, vostro onore. Ora aspetta soltanto il nostro frontman per spiegarci come sono andate le cose quella notte. Se ne è in grado, ovviamente. Ovvio che ne siamo in grado, zio. Woki Kitaki si trova nella posizione A, quella dell'assassino. Wesley Stickler nella posizione T, quella del testimone. E Palmer Actis nella posizione V, naturalmente. Sentiamo cosa da dirci la difesa. Comunque, dove si trovava l'assassino quando ha sparato la vittima? Ora, supponendo che il testimone fosse in quella posizione lì, come abbiamo dimostrato ieri, e che effettivamente la scena sia andata in quella maniera, se la vittima, Meractis, è stato colpito alla tempia destra, vuol dire che era girato in qua. E per avere la tempia destra, e la tempia destra, cioè meglio, se era rivolta in là, la tempia destra era rivolta verso il carretto. Quindi soltanto da un posto possono aver sparato, dal carretto. E questa cosa qua è possibile, perché sappiamo che tutto quanto l'inventario di Guy Eldun,
quello di Eldoon's Noodles, si trovava all'interno della clinica, come se qualcuno avesse svuotato il carretto per far spazio ad una persona. Al momento non possiamo spiegare questo crimine, il tutto senza entrare in contraddizione, ma io so perché il vero assassino ha sparato da una posizione totalmente diversa. Ma cosa stai dicendo? Io non vedo altre possibili posizioni. Il signor Justice le vede come, a quanto pare. Sentiamo, da quale punto del parco l'assassino avrebbe sparato alla vittima, secondo lei? È il momento di alzare il volume al massimo. Ci faccia sentire il suo assolo, signor Justice, eh? Le penalità sono molto fastidiose, eh? Ma se diventassero addirittura terrificanti? E vabbè, cazzo, il suo assolo ci fa aumentare le penalità? E vabbè, doppia penalità, woo! Così, una doppia penalità? Il nostro frontman vuole stravolgere il caso? Bene, allora deve essere pronto ad accettarne le conseguenze. Accetto la sfida. Non posso fallire, non adesso. È sicuro, Apollo? La chiave di tutto è la deposizione di Stickler. Se prendiamo le sue parole per buone, sappiamo dove si trovava quella notte. E sappiamo anche che la vittima si è girata verso di lui quando ha gridato. Quindi l'assassino poteva trovarsi in una sola posizione. L'assassino ha sparato alla vittima da qui. Dall'interno del carretto. Ecco! Credo che dovremmo essere tutti quanti grati alla signorina Lita Tiala. In che senso? Grazie a lei abbiamo potuto riesaminare il delitto con maggiore attenzione. E questa volta eravamo più preparati. Sappiamo che Wesley Stickler ha detto la verità. Avremmo dovuto dargli ascolto sin dall'inizio, dannazione. Wesley Stickler si trovava qui, di fianco al cestino, quando ha visto i due uomini. Poi ha gridato, proprio come ci ha detto ieri. La vittima si è voltata nella sua direzione. Ed è partito un colpo che ha colpito la vittima alla tempia destra. Oh no! Oh sì! In quale direzione era rivolta la sua tempia destra in quel preciso istante? Glielo dirò io, verso il chiosco dei Noodle. Quindi sta dicendo che l'assassino era dentro il chiosco dei Noodle? Riflettiamo un attimo su questa ipotesi. Lei dice che l'assassino si trova dentro il chiosco dei Noodle, non è vero? Questo significa che la vittima, il dottor Meractis, era entrato nel parco portando con sé il suo futuro assassino. È la cosa più ridicola che abbia mai sentito. Si sarebbe accorto che stava trascinando una persona. Ma prima dovremmo chiederci un'altra cosa. Perché la vittima trascinava un chiosco? Cerchiamo di affrontare un problema alla volta, ok? Qualcuno si era nascosto nel chiosco. Arrivati a questo punto, non possiamo più parlare di possibilità. Parliamo di prove. Ci faccia vedere una prova che dimostri la presenza della persona nel chiosco. Posso provarlo? Vuole la prova che dimostri che c'era, che c'era qualcuno nel chiosco? Ce l'abbiamo il marasma di pentole? No. Ma abbiamo una ciotola. Ce l'ho. Ho una prova. È come se ce l'ho. Interessante. Allora vediamola subito. Voglio una prova che mostri la presenza di una persona in quel chiosco. Ciotolina? Ecco. Che ne pensa, procuratore Gavin? Ci sono due possibilità. O è il nostro cervello a essere danneggiato, oppure è quello del caro frontman. Secondo lei? La corte ritiene che... Ma... Is it ciabattolo time? Mi sa di sì che devo mostrare le ciabatte. Clinica Meractis. E sono sporche di vernice. Queste ciabatte sono state trovate in un cestino vicino alla scena del crimine. E allora? Sul luogo del delitto è stata trovata l'impronta di una ciabatta. Yes. Proprio accanto al chiosco. Ah! E non è tutto, signorina Tiala. Su questa ciabatta abbiamo trovato l'impronta di un suo dito del piede. Poverina. In altre parole... Questa è la prova che lei si trovava dentro il chiosco. Ah! Obiezione! Ma accanto al chiosco è stata trovata soltanto una impronta di ciabatta. Crede che possa bastare come prova? Osservi la pianta. Accanto all'impronta della ciabatta passa un sentiero che attraversa il parco. Le ciabatte non lasciano impronte sui ciottoli. True. Comunque...
Non può dire che questa è un'impronta vera e propria. Eh? E perché no? Possiede soltanto lo stampo lasciato da una singola ciabatta. E se fosse semplicemente caduta dal chiosco, perché dovrebbero esserci delle ciabatte della clinica Meraktis nel chiosco? Ma è assurdo! Un'altra cosa. Di solito, quei chioschi sono pieni di utensili necessari per cucinare. Non ci sarebbe stato spazio per una persona adulta. Ha ragione. Sarebbe stato possibile nascondersi nel chiosco? Apollo, credo di aver capito una cosa. Ho capito una delle nostre prove, finalmente. Per fare spazio nel chiosco, lei avrebbe dovuto... svuotarlo. Allora, signor Justice, può dimostrare che qualcuno avrebbe potuto nascondersi in quel chiosco? Posso provare una cosa. Qualcuno aveva pianificato di fare posto nel chiosco. Ecco. Questa è una ciotola del chiosco del Doom's Noodles. E quale sarebbe la relazione con questo caso? Ieri abbiamo trovato una grande quantità di ciotole. Il tutto, ovviamente, nell'atrio della clinica del dottor Meraktis. Una grande quantità di ciotole per noodle nella clinica della vittima. Minchia, non so leggere. C'ho gli occhi incrociatissimi. Il signor Eldun è stato molto chiaro riguardo a queste ciotole. Ma le ciotole sono state tolte. Quella notte c'era spazio a sufficienza dentro quel chiosco dei noodle. E tutto grazie all'operazione di scarico avvenuta alla clinica Meraktis. Esattamente, intorno all'ora in cui lei si trovava lì, signorina Tiala. Basta! Non voglio più ascoltare le sue assurde farneticazioni. Grazie mille a Shitava per la sub con Twitch Prime, un bacione. Benvenuto o benvenuta a Tagliare i Veri, cuoricioni in chat per te. E grazie mille per la sub col Prime. Ragazzi, anche voi, quando avete l'opportunità di abbonarvi col Prime, fatelo. Aiuta sia me, sia nessuno. Ho straparlato? Mi stavo addormentando. Basta, basta! Sono peggio delle stupide espressioni da gangster di quel ragazzino viziato. Vorrei ricordare la sua attuale posizione, testimone. La corte non la considera completamente innocente. Non esistono persone innocenti a questo mondo, sa? Comunque, le argomentazioni della difesa sembrano reggere. Ah, questo qua era il giudice che leggeva. La testimone ha avuto sia il movente che l'occasione per uccidere Palmeraktis. Ne ho abbastanza di queste sciocchezze. Allora ci faccia capire, signorina Tiala. Questa sarà la sua ultima opportunità per spiegarsi. Ci siamo. Perché il dottor Meraktis trascinava il chiosco quella notte? Ora scopriremo tutta la verità, finalmente, riguardo a Tiala e questo cazzo di caso. Quella sera ho chiesto la cartella al dottor Meraktis, ma non volevo che quella cartella cadesse nelle mani dei Kitaki. Ma il dottor Meraktis non voleva capire. Per qualche motivo pensava che fossi lì per conto dei Kitaki. Quindi ho lasciato perdere e sono tornata a casa. Gli ho soltanto parlato. Incastramentazione, sì. Italiano perfetto. Lei sapeva dell'operazione fallita, quindi ha cercato di sbarazzarsi della cartella. Il tutto ovviamente per salvarsi la pelle. Non intendo giustificarmi, ma ho avvertito il dottore, in modo tale che anche lui potesse salvarsi. Gli ho detto che quel teppista aveva ricevuto i risultati del check-up e che aveva intenzione di fargliela pagare molto, molto, molto cara. Capisco. Molto bene, signor Justice. Puoi interrogare la testimone? Sì, vostro onore. Questa è l'ultima testimonianza. Devo percepire la verità, altrimenti perderò la causa. Ok. Quella sera ho chiesto la cartella al dottor Meraktis. Ok. Non volevo che quella cartella cadesse nelle mani dei Kitaki, ma il dottor Meraktis non voleva capire. Per qualche motivo pensavo che fossi per conto dei Kitaki. Quindi ho lasciato perdere e sono tornato a casa e ho tanto parlato. Questa è la frase che va percepita. Quindi ho lasciato perdere. Diamo un'occhiata alle mani. Lei aveva un tic con la mano prima. Tipo che si... scusava il... cioè si figgettava l'anello al dito. Quindi se ha un altro tic avrà qualcosa a che fare sicuramente con la mano. Mi sarò quasi addormentato, ma la mia intuizione è
la mia capacità di intuitivizzazione è sempre altissima. Lei non ha solo parlato, ha anche mentito, sa, signorina Tiala? Che cosa? Mostri una prova. Sono sicuro di farcela. Credo di aver capito come funzionano le cose. Basta una piccola incertezza per far gettare la maschera ai testimoni. La prova è lei, signorina Tiala. Cosa mi intende dire la prova è lei? Lei dice di avergli soltanto parlato, ma ho notato un evidente tic nervoso quando ha pronunciato queste parole. Un tic? Ma cosa sta farneticando? Si gratta il collo dietro il suo foulard. Questo è il suo tic nervoso. Cosa? Sta andando meglio di quanto sperassi, cavolo. Le sezioni volontarie rivelano la verità che lei non vuole dire. Tic nervosi e menzogne. Le mie due armi. Le mie due armi per arrivare alla verità. Non mi guardi così, ok? D'accordo, le dirò tutto. Finalmente si è ricordata quello che è successo. Allora. Non riesci a tenere le mani lontane dal collo, vero? I tic nervosi sono come delle reazioni involontarie. E queste si manifestano quando si sta nascondendo qualcosa. Non può nascondersi dietro il suo foulard, signorina Tiala. È successo qualcosa tra lei e la vittima nell'ufficio della clinica Meractis. E lo posso anche dimostrare. Credo che sia la lampada. Lampada che era una delle varie prove riguardanti lo studio in subbuglio. E inoltre la traccia di la macchietta rossa. Quella sostanza non identificata. Che si trova sul... sul cordone potrebbe appartenere ad Alita Tiala. Perché c'è del rossetto di Alita Tiala sul cordone? O meglio, sulla corda, sul filo della lampada? Beh, ma lo scopriamo. Ma cosa? Sta toccando di nuovo il suo foulard. C'è qualcosa di insolito in questa lampada, non è vero? La lampada è rotta e c'è una macchia rossa sul filo elettrico. Eh? Osservando il modo in cui nasconde il collo, credo di avere una spiegazione piuttosto plausibile. E allora che aspetta? Ne ho abbastanza dei suoi deliranti sproloqui. Non ho visto cosa fosse scritto. Come vuole. La risposta è molto semplice, signorina Tiala. Si tolga il foulard. Eh? Ah! Merda, le abbiamo chiesto la peggio cosa del mondo. Ma perché diventa bianco e nero ogni volta? Che fastidio. In questo processo dobbiamo capire che cosa è successo nel parco, il luogo del delitto. Ci stiamo allontanando troppo dal nostro obiettivo vero e proprio. Scopriremo se ci stiamo davvero allontanando non appena la testimone si toglierà il foulard. Io non lo farò mai. Tutto questo è assurdo. Io sono soltanto una testimone. Non può ordinarmi di... Signorina Tiala? Si tolga il cazzo di... coso. E non rompe i coglioni. Temo che si stia dimenticando tutto quello che abbiamo già ampiamente dimostrato. Cioè? Dubito che lei sia soltanto una testimone. Anzi, tutt'altro secondo me. Si tolga il foulard, su via. No, no! 3-2-1 ha davvero i segni di strangolamento. Lo sapevo. Allora avevo ragione, non è vero signorina Tiala? Yes! Il suo collo... Spero non sia quello che è successo. Spero per lei. Quel giorno è successo qualcosa alla clinica Meractis. Dobbiamo recuperare quella cartella clinica, anche a costo di rubare la pistola del suo fidanzato. Aspetti! Osservando questa lampada e il collo della testimone, sembrerebbe sia successo esattamente il contrario. Infatti, la vittima nella clinica è stata proprio... la nostra testimone. Dopo che lei l'ha minacciato, il dottor Meractis le si è rivolto contro. Ecco cosa è successo quella sera nell'ufficio della clinica Meractis. Oh boy, sgamatissima. Raga, l'abbiamo spennata un facton. Silenzio, silenzio, ho detto. Qualcuno mi vuole spiegare come stanno le cose? Io ho già detto la verità. Quella sera sono andata alla clinica soltanto per avvertire il dottor Meractis. E allora spiegami tutto quanto il resto. Quel gangster sa tutto. Voglio ucciderla. Temo che presto la mia clinica dovrà chiudere. Dobbiamo sbarazzarci di quella cartella. Presto, apra la cassaforte e mi consegni la cartella. Così potrei salvarti la pelle? Come? So cosa hai in mente. Vuoi unirti alla famiglia.
Ma se vedessero la cartella, i tuoi piani andrebbero in fumo. E io sarei finito. Ma se devo affrontare... Voglio qualcuno... Aspetta, ma se devo affondare... Non affrontare, porca troia. Quasi i miei occhi ti si incrociano. Ma se devo affondare, voglio qualcuno che mi faccia compagnia. Ossia tu. E poi cos'è successo? Mi è saltato addosso e mi ha buttato a terra. Poi ha preso quel cavo... E ha iniziato a strangolarla. Sembra legit. Palmeractis non scherzava. Non scherzava affatto. Ha cercato di strangolarmi. But he failed. Sì, poi vado a farmelo. Raga, fatemi finire il caso. Poi devo essere svenuta. Mi spieghi per quale motivo dovrebbe averti dentro il track? Il track, il carretto? Quindi era lei la vittima. E la macchia rossa sul capo era il suo rossetto. Io non volevo ricordare quella sera. Ecco perché non volevo raccontarvelo. Ecco, è contento adesso? No. Ero svenuta, in fin di vita. Mentre lei sostiene che mi sono nascosta nel chiosco... Meglio, mettimi... Fanculo. Come avrei fatto? Arg! Bene, abbiamo fatto un passo in avanti. Ora sappiamo cosa è successo alla clinica Meractis. La nostra vittima non era proprio uno stinco di santo, certo, a quanto pare. Mi dispiace. Il solo pensiero mi fa stare male. Mi sembra quasi che mi manchi il respiro. Vi ho detto tutto. Posso andare a casa? Lei ha qualche responsabilità per gli eventi di quel giorno, non si può negare. Ma se anche lei è stata una vittima, la corte non potrà che dimostrarsi solidale. Allora, signor Justice, credo che la posizione della signorina Tiara sia finalmente stata chiarita. Ma cosa è successo? All'improvviso si sono schierati tutti quanti dalla sua parte. Io non so più cosa pensare, Apollo. Voglio dire, è tutto qui? Sappiamo davvero tutto quello che c'è da sapere sulla signorina Tiala? Molto bene, e con questo dichiaro concluso il Obiezione! Perché obietta lui? Non così in fretta. Questa festa è appena iniziata. Ora si roccheggia. It's time to rock in inglese, ora si roccheggia. Cosa? Quelle punte sulla tua testa sono meno affilate di quanto pensassi, frontman. Oppure non hai il coraggio di andare fino in fondo? Procuratore Gavin? Palmeractis ha cercato di strangolare Alita Tiala e lei ha perso i sensi. Ma cosa è successo dopo? Ha ragione. Ci sono ancora delle domande senza risposta. Ma lei ha ancora i segni sul collo, era stata gravemente ferita. Sembra rimasta svenuta per un bel pezzo. E se si trovava davvero nel chiosco? Alita Tiala, in fin di vita. Il dottor Meractis che trascinava il chiosco. E un colpo sparato dal chiosco dei Noodle. Forse le risposte che cerchiamo sono proprio davanti al nostro naso. Signorina Tiala, come può notare, con lei non abbiamo ancora finito. Lei insiste ancora nell'accusarmi di aver commesso il delitto, E anche lei, procuratore Gavin. Io, signorina, io voglio solo conoscere la verità. Bene, cerchiamo di riassumere tutto ciò che abbiamo ricostruito finora. Merda. Italiano. Il giorno del delitto, Waki Kidaki ha ricevuto i risultati del social cap test. Scoprendo che il proiettile non era mai stato rimosso, quindi ha preso una pistola dall'arsenale di famiglia con l'intenzione di dare al dottor Meractis un assaggio della sua stessa medicina. Poi Waki ha raccontato tutto alla signorina Tiala e lei ha deciso di andare alla clinica Meractis prima di lui. In tutto questo, in modo tale da sbarattarsi della cartella clinica che riportava la sua firma. Ma poi qualcosa è successo. Il dottor Meractis l'ha attaccato. Sembra che abbiate capito tutto. Io ero la vittima, ero a terra svenuta. E il dottor Meractis? È proprio questo il problema. Aveva appena strangolato Alita Tiala, forse credendo di averla uccisa. Ma cosa ha fatto dopo questo crimine? Io ero solo svenuta, non morta. A giudicare dalle condizioni dell'ufficio della scena del crimine, meglio, dell'ufficio e della scena del crimine nel parco, credo sia chiaro cosa ha fatto in seguito il nostro caro dottore. Allora, frontman?
Presto, signor Justice, ci dica cosa ha fatto in seguito il dottor Meractis. Forse pensava di aver ucciso la vita di Ala, però... Ecco! Il carretto è la cosa che ha fatto immediatamente dopo l'incontro. Quella sera il chiosco del signore Eldun era stato rubato proprio dal dottor Meractis. Era sconvolto per il fatto di avermi... uccisa? A tal punto da rubare un chiosco di Rudolf così di punto in bianco? Non credo fosse un'azione casuale. Ricorda tutte le ciotole trovate nella clinica? Nessuno ne ha mai menzionate. Forse sia l'inizio del processo. Forse è perché voleva nascondere qualcosa al suo interno. Mi sono perso cosa abbiano scritto. Pardon. Non ce la faccio. Ora ci concentriamo. Facciamo girare l'energia tra i chakra. Bene. Ah. Un momento, non vorrà dire... Esattamente. Il dottor Meractis aveva tolto tutte le ciotole dal chiosco per nascondere il suo corpo, signorina Tiala. Il mio? Il dottor Meractis era in preda al panico, pensava di averla uccisa. Quindi doveva assolutamente sbarazzarsi del cadavere. Ma è assurdo, siete tutti pazzi! Allora cerchiamo di riflettere in maniera logica. Il dottore aveva in mente un posto in cui gettare il suo corpo. Ma mentre lo raggiungeva, si è imbattuto proprio nell'imputato, Woki Kitaki. Non mi sembra molto logico. In che senso, procuratore Gavin? Il parco era un vicolo cieco. Perché si sarebbe diretto lì? Esatto, non aveva alcun motivo per attraversarlo. Era soltanto una trappola. È stato quel teppista a costringerlo. Mi dica, perché qualcuno andrebbe spontaneamente in un vicolo cieco? Evidentemente, il parco era la sua destinazione. Cosa? Pare che la difesa abbia in mente qualcosa. Ci dica, dove era diretto il dottore con il suo chiosco? Ce lo mostri sulla pianta. Dove voleva dirigersi la vittima secondo lei? Che cazzo di domanda è? Ma... Ma non... Ah, è un fiume questo? È un fiume, non è una strada, effettivamente. Lima! Ma quello è un fiume! Effettivamente è un fiume, pensavo fosse una strada, infatti è quello che non capivo. Grazie, Belli. Non l'avevo notato. Sì, vostro onore. E credo che non serva spiegare il motivo. Il posto ideale per sbarazzarsi di un corpo, il fiume. Voleva buttarmi nel fiume? Poi ve lo spiego, Andy. Non aveva molte altre possibilità, sa, signorina? Ritengo che questo risponda a tutte le altre domande. La vittima trascinava il chiosco e l'imputato era di fronte a lui. E dentro il chiosco c'era lei, signorina Alita Tiala. Uff. Poi, il tragico epilogo. Wesley Stickler, noto ladro di culotte, si avvicina al chiosco. E vedendo i due uomini si mette a gridare. Appena prima che la vittima... Il tutto appena prima che la vittima venga uccisa. Ma perché mostrano ancora una pistola in mano a Woki quando aveva un coltello, palesemente? È volato via il chiosco. Quindi, sarei stata io a sparargli? Lei è l'unica che avrebbe potuto rubare la pistola di Woki. È stata lei per forza. Ebbene, signorina Tiala? Complimenti. Quindi... Ho ragione. Le faccio i complimenti per la bella favoletta che hai inventato. Invece no. Il tutto per scagionare quel delinquente per di tempo. È lei che continua a negare la verità. Apollo ha dimostrato tutto con dei fatti concreti. Sei così sicura che si stia inventando tutto, ce lo dimostri. Perché il dottor Meractis stava trascinando il chiosco attraverso il parco? E chi lo sa? Ma il suo ragionamento contiene un errore. E credo che il procuratore Gavin sappia bene di cosa parlo. Un errore? E quale? Non posso crederci, sta ancora cercando di negare il tutto. È vero, procuratore Gavin? Possibile che tocchi sempre a me a indicare gli errori? Ah, forse ho commesso davvero un errore. Credo che la signorina stia parlando... dell'auto. L'auto? Sì, la clinica Meractis ha un garage enorme. Un garage per un'auto sportiva verde, giusto? Perché avrebbe dovuto rubare un chiosco? Il tutto... Cioè, per sbarazzarsi del mio corpo sarebbe stato molto più semplice usare la sua auto. Secondo me sì, Lisa, la old bag è ancora lì e rimarrà lì per sempre. Ah! Quindi, la nostra vittima non aveva alcun motivo per rubare quel chiosco. Mi dispiace tanto, caro frontman. Ho un'idea. Ha presente quell'auto verde?
Scommetto che non si sarebbe messa in moto. Era rotta. Ah, un'ipotesi suggestiva, fragolina. Peccato che sia sbagliata. Eh? Huh? Non dirmi che hai già dimenticato cos'è successo a tuo padre. A mio papà? È vero. L'auto che quella sera ha investito il signor Wright. Era proprio quell'auto sportiva verde. Come? Dopo l'incidente, il dottore ha riportato l'auto nel garage. Funzionava perfettamente. Esatto. Allora, perché non ha usato la sua bella auto verde per sbarazzarsi di me? E signori, stiamo per cacciare la prova decisiva. E sapete qual è la prova decisiva? Le cazzo di culotte. Una contraddizione piuttosto vistosa, oserei dire. Più vistosa della sua ridicola capigliatura. Ah beh, parli tu che c'hai un cazzo di flauto mulino bianco che ti scende dalla testa, Cristo santo. No! No! Silenzio, silenzio! Allora, signor Justice? Perché il dottor Meractis non ha usato la sua auto per trasportare il cadavere? Credo sia giunto il momento di gettare la spugna, frontman. Ma voglio darle un consiglio. Questo è il momento giusto per riesaminare tutto. Tutto quello che ha appreso negli ultimi 2 giorni. Tra l'altro, ricordiamoci che il giorno prima... la moto di Gavin era rimasta bloccata a causa di un qualcosa che gli ostruiva la marmitta della motocicletta. Quindi lui stesso si è fregato spiegandoci questa cosa. Perché è lì dentro che abbiamo trovato le culotte di Tracy, buonanotte. Quindi tutto quanto si incastra. Signor Justice, questa contraddizione rischia di farle perdere la causa. Questa è realmente la sua ultima occasione. La difesa spiegherà per filo e per segno cosa è davvero successo quella notte. La macchina non partiva, ha messo il corpo in... La macchina non partiva. È l'unica opzione. Ho un'idea. Finalmente sto iniziando a capire tutto. Quella notte il dottor Meractis non poteva usare la sua auto. Adesso sta davvero toccando al fondo. Forse non è a conoscenza di certe informazioni in mio possesso, signorina Tiala. In realtà la spiegazione è molto semplice. Se è così semplice, sarebbe così gentile da mostrarci qualche prova? Dimostri che quella notte l'auto non avrebbe potuto mettersi in moto. Perché un'automobile non ci sta dentro una moto, no? Dove sono le culotte trusi? Ecco! L'audio frigge, lo so, frigge anche a me, raga, pardon. Culotte? Ancora? Mi farebbe spensare sta cosa. Cazzo, sto pervertito, la smetti di mostrare le culotte in giro nei processi? Dalle mie culotte può sbucare di tutto. Anche la verità. Nice, Trusi, questa mi è piaciuta come linea. La notte del delitto è stato commesso un altro crimine. Il furto di queste culotte. L'ultimo di una lunga serie, a dire il vero. Ma quella notte, il ladro è stato colto sul fatto. Una ragazza coraggiosa l'ha inseguito finché lui non si è nascosto. E dov'è che si è nascosto quest'uomo? Nel garage della clinica Meractis. Cosa? Il ladro ha nascosto le culotte proprio lì, prima di fuggire. Qualcuno si ricorda dove le ha messe esattamente? Beh, nella marmitta dell'auto, se non ricordo bene. Esatto. Ieri ho imparato una cosa. Un'informazione molto importante. E l'ho appresa grazie a lei, procuratore Gavin. Esattamente quello che vi dicevo ieri. Comunque, bravo Judy, che nonostante i 715 anni di età ha ancora un'ottima memoria. Non riesce a fare associazioni semplici, ma si ricorda le cose. Mentre la signorina Tiala e il dottore stavano lottando nell'ufficio, il ladro di culotte si è introdotto nel garage. E a partire da quel momento, fino a quando non abbiamo ritrovato le culotte, l'auto non avrebbe potuto mettersi in moto. Non avrebbe potuto, è giusto in questo caso? Sì, credo di sì. Cosa? Ecco perché il dottore ha dovuto rubare il chiosco. Era il mezzo più vicino che poteva utilizzare. Che potesse utilizzare. Italiano, cazzo. E vabbè, questo qua fa gli assoli a caso. Allora, signorina Tiala? Spero di essermi chiarito a sufficienza adesso. Sì. Questo sì è... la pietra tombale. Quando si dice mettere una pietra sopra, è la pietra sopra sul caso. Grazie Emiliano per i 10 bits. Dove sono? Questo qua è un flashback. Stiamo rivivendo Alita Tiala che si risveglia all'interno del carretto.
È così buio, non riesco a vedere. È così stretto. Che male, mi brucia la gola. Cosa vuoi da me? No, cosa hai fatto, dottore? Oh! Woki? Mi hai mentito! Mi hai mentito? E adesso sai cosa farò? Ti farò assaggiare la tua stessa medicina! No! Posso spiegarti tutto! Va bene, te lo concedo. Sarà il tuo ultimo desiderio. Ascolta, sei stato ingannato. Ma non è come pensi. Non è solo colpa mia. No! Così! Così rovinerà tutto! Devo fermarlo. Lei non avrebbe potuto realizzare il suo sogno di essere una gold digger. E quindi ha sparato al dottore per mantenere al segreto il suo segreto. Per mantenere all'oscuro dal suo segreto il buon Woki e in generale la famiglia Kitaki. Peccato. Non sarebbe dovuta finire così. Oh beh, pazienza. Merda. Sociopatica e come pochi. Psicopatica più che sociopatica. Una che ha ucciso una persona e che ha sfruttato pesantemente una persona per arricchirsi. Vabbè. Such. Proprio così. Ma c'è ancora un mistero da svelare. Come ha fatto a sparire da quel chiosco? Nel silenzio che è seguito al colpo di pistola, ho sentito il testimone fuggire via. Sì, ieri Wesley Stickler ci ha raccontato tutto. Si è diretto verso un telefono pubblico per informare la polizia. Ed è stato allora che sono uscito dal chiosco. Ma quindi, cioè, le ciabatte in tutto questo non sono servite a un cazzo come prova? Erano la prova schiacciante, porca puttana. Vabbè. Il dottor Meractis non mi aveva tolto le ciabatte. Poi le ho buttate via dopo aver calpestato la vernice. Quello è stato il suo errore più grande. No, il mio errore più grande è stato chiedere il suo aiuto, signor Justice. È vero, perché è stata lei a chiederci di difendere Woki Kitaki. Lei era convinta che fossimo dei pessimi avvocati e che quindi l'avremmo fatto condannare. Lol? Huh? Io credevo in lei. In lei e nella sua agenzia Vatte la Pesca. Credevo che Woki sarebbe stato dichiarato colpevole. Uffa. Che stronza. Lisa, tesoro. Dub una lita. È una delle poche volte in cui la dub sarebbe giustificata. Tipo, in pieno tribunale, Apollo che guarda Alita e le dubba in faccia stile bello figo gua ad Alessandra Mussolini in TV. Stessa identica situazione. Credo che siamo giunti ad una conclusione. Procuratore Gavin, come sta la signorina Alita Tiala? Ha confessato tutto. Ho già ordinato il suo arresto. Il procuratore Gavin sembra molto tranquillo, anche se ha appena perso il processo. Credo che lui sapesse già tutto. Aveva già capito da un pezzo che Alita Tiala era il vero assassino. In effetti, ci ha aiutato un po', come Edgeworth ha aiutato Phoenix più volte dopo che ha perso il suo primo caso. Ho perso, ma di sicuro non ho vinto io. Qualche problema, mio caro frontman? Credo sia giunto il momento di pronunciare un verdetto. Non colpevole. Merda, ma quanto l'hanno risicata corta, grande Woki Kitaki. L'udienza è tolta, cioè... Neanche hanno aggiunto la solita frase di rito tipo oh, in merito all'accusa di omicidio nei confronti di... Cioè, dell'omicidio... Questo tribunale dichiara l'imputato Woki Kitaki non colpevole così. Devo dare un verdetto. Sbam, non colpevole. Judy si è rotto il cazzo di lavorare. Probabilmente gli mancano pochi mesi alla pensione e si è rotto il cazzo, quindi... Sbalabam e via. Sei stato grande, Apollo, ce l'hai fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta in qualche modo. Woki è stato scagionato e ora è libero di diventare un gangster, così come ha sempre desiderato. Scommetto che sarà riconoscente. Ehi, avvocato, la pagherai per quello che hai fatto alla mia vita, bello. Ritiro tutto. Mi voglio la mia vita, stupido avvocato dei capelli a punta, che tu sia maledetto. Basta così, Woki. Oh, il padre. Ah, signor Kitaki. Credo sia ora che tu apra gli occhi, Woki. Ma tu che ne sai, vecchio? Sei tu che devi aprirli. E in effetti c'ha gli occhi chiusi stile Brock. Quindi dovrebbe aprirli per davvero. Guarda come sei diventato. Un misero uomo d'affari che si è soltanto svenduto per i soldi. Non parlare di cose che non capisci, Woki. Credo che l'usciere stia per sbatterli fuori. O direttamente in galera. Questo sì che sarebbe un lieto fine. Ehi, forse possiamo aiutarli. Noi sappiamo perché i Kitaki hanno bisogno di soldi. Diciamolo a Woki. Ehi, Woki, Apollo deve dirti una cosa. Oh? Io? Guarda in che situazione mi hai messo, Trusi. Eh? Cosa vuoi?
Deve capirlo anche lui, Apollo. Perché il boss Kitake ha così tanto bisogno di denaro? Beh, io salvo, ma oserei dire che ha bisogno di denaro per pagare l'operazione al cuore di Woki. Che deve essere molto costosa. Ricordiamoci quant'era costata l'operazione a Violetta Cadaverini, che aveva subito un incidente molto grave. Un'operazione così... al cuore... sicuramente deve costare ancora di più. Pensaci bene, Woki. Pensa alle tue attuali condizioni di salute. Ieri ho parlato con tua madre, piccola Plum. Gli serve del denaro pulito. Che volesse dire? Stai forse insinuando... Ho cercato in tutto il mondo e alla fine l'ho trovato. Un chirurgo può tirarti fuori quel proiettile, Woki, ma è un'operazione molto costosa. Ehi, tanto hai messo da parte un mucchio di soldi, no? Non voglio usarli. Eh? Se ti trovi in questa situazione, la colpa è solo della vita da gangster, Woki. Voglio aiutarti e voglio farlo in modo pulito. Sta per aprire gli occhi. Ma... con quali occhi minuscoli, signor Malloppo? Cerco di capirmi, Woki. Sembrava uno di quegli alieni di Toy Story. Ti hai salvato la vita, ti saremo eternamente grati. Adesso ho capito come stanno le cose, vecchio. Hai sempre cercato di... Woki? Ascoltami bene, vecchio. Un giorno ti toglierò di mezzo e poi vedremo chi di noi è un vero gangster. Anche se ti nasconderai dietro un doppio petto da uomo d'affari, io ti troverò, vecchio macucco. Ma che cazzo? No, è così che devono andare le cose. Signor Kitaki, lo preferivo senza quegli occhi da cane bastonato, in realtà. Sì, in effetti, poverino. Sono contento di avervi conosciuto. E sono una frana nei discorsi d'addio, ma riconosco subito i veri professionisti quando li vedo. Grazie. Chi? Io? Non credo di... Un giorno vi farò assaggiare la mia specialità, la torta al limone Kitaki. Vuole aprire una pasticceria? Ah, ecco cos'è una pasticceria. Addio. Quality. Anch'io voglio la torta al limone adesso. E se n'è andato. Bene, torniamo al nostro quartier generale, Apollo. All'agenzia Vatte la Pesca Wright. Ehi, ma da quando lavoro anch'io nella tua agenzia? Oh, ma siamo una squadra perfetta noi. Non restartene l'impalato, andiamo. Spero che ce la offra. Ah, guarda, conoscendo come vanno le cose in questo mondo, ce la farà pagare. Ah? Huh? E perché no? Trussi mi ha aiutato molto. E ci sono ancora dei misteri da risolvere. Come questo potere che Trussi mi ha fatto scoprire e il mio bracciale. Solo Trussi può aiutarmi a capire tutto questo. E per quanto riguarda suo padre, il signor Wright, beh, quello è un altro mistero. Ah, quasi dimenticavo. Prima dobbiamo andare in un altro posto. Ah? Huh? E dove? A gustarci le ricompense del signore il Dun. Ah, una ciotola di nudoli per salati, certo. E potrei venire al mio spettacolo. E poi potrei venire al mio spettacolo di magia. Stasera ci sarà un ospite speciale, il fantastico Mr. Cappello. Oh no. Oh, un ospite speciale per una serata speciale. Oh no. Povero Apollo. Povero Apollo.